Ennio Trovandi alla Pistoiese dove? Perché io ho la Pistoiese in testa e allora io avendo la Pistoiese in testa chiaramente ci ho messo anche la sciarpa, quindi è tutto un insieme. Dunque, con questi capelli color arancio. Ora io ti ringrazio per i capelli, grazie. Mi ci mancava questa perché insomma sui capelli in effetti non sono molti, però ho opzionato questa sciarpa appunto con i ninnoli che appunto mi hanno fatto da capelli, ma per dire appunto che io ho l'arancione in testa, cioè il cuore l'ho arancione, ecco. Ha sempre seguito la Pistoiese in casa e in trasferta, adesso è diventato anche presentatore oggi. Sì, ho preso uno spazio, una branca del mio mestiere, l'ho riportato nel cuore del mio tifo, quindi ho fatto presentatore per la squadra, faccio per questa società, per la Pistoiese, non lo farei per un altro, intendiamoci. Allora, diciamo, le grandi società hanno la Ferilli che si spogliava in caso di scudetto, l'altra che si faceva vedere, e Ennio Trovandi non si vuole spogliare. Dunque, il bello di questa vittoria è che appunto io non mi devo spogliare, questo è il bello di questa giornata, perché altrimenti sarebbe stata la retrocessione e quindi avrei festeggiato spogliandomi, ma questo non succede. Ma io adesso prendo spunto da questa cosa e vorrò sentire da qualche mia conoscenza, qualche amica attrice di Roma, eccetera, e le può dire: senti, io vorremmo fare un campionato di Serie C e nel caso che noi si arrivi o primi o a metà classifica o si retroceda, tu dovessi spogliarti. Io sono convinto che una delle tre opzioni mi arriva. E questo noi andrebbe molto molto bene da tifosi e tu anche da fini osservatori. Scherzi a parte, insomma, c'è da ringraziare Ennio Trovandi della presenza, diciamo, si è apportato una ventata d'umorismo e di simpatia attorno a questa Pistoiese. Auguriamoci che il futuro sia sempre così brillante. Beh, speriamo. Innanzitutto io sono veramente un fan, l'ho detto anche in questa intervista che ho fatto sul giornalino arancione, della famiglia Ferrari, di Orazio, perché è vero l'allenatore, è vero i giocatori, è vero il tifo, ma io credo che tutte situazioni dove si doveva mettere il cuore e fare, ma quando si deve decidere, il decidere a volte esula dal cuore, quindi bisogna ragionare con la testa e a volte con le tasche. E passano tutti, lui è rimasto sempre. Quindi secondo me il fuoriclasse di questa vittoria e di questa squadra, il fuoriclasse, il cannoniere, il portiere para tutto, l'allenatore speciale, il pubblico speciale, anche il magazziniere speciale, secondo me è Orazio Ferrari. E con questo direi non c'è miglior chiosa, auguriamo a tutti e due un futuro brillantissimo, soprattutto sempre di avere la Pistoiese in testa. Sempre la Pistoiese in testa e con i capelli arancioni.